Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 20 novembre, si venera Sant'Edmondo. Edmondo è stato un sovrano e santo inglese, fu re dell'Anglia orientale. Salì al trono nell'855, quando era ancora un ragazzo, morì ucciso dai danesi. Della vita di Edmondo, nei 14 anni successivi alla sua incoronazione, non si sa niente. Di certo però si sa che in quei tempi l'Inghilterra era continuamente aggredita dai popoli nordici. La cronaca affianca il martirio di Edmondo a quello di San Sebastiano. Egli non accetta di rifiutare la religione cattolica ed accogliere quella dei pagani e viene da questi orribilmente torturato prima di essere ucciso. Sant'Edmondo, re giusto e martire per il suo popolo, è rimasto più vivo nella memoria popolare che nei documenti storici. Si tramanda che durante il suo regno era solito prelevare direttamente dalle dispense reali viveri e beni da donare ai suoi amati sudditi per far fronte ai duri inverni inglesi. Per questo ricordo è considerato da molti il patrono dei regali. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dal sito del Corriere della Sera, il Corriere.it e poi successivamente dalla Repubblica. Vediamo oggi come apre il Corriere della Sera. Dopo gli attacchi a Parigi, da Roma a Milano, psicosi, terrorismo, la lunga serie dei falsi allarmi nelle città. E la caccia ai terroristi ufficiale, Abaoud è stato ucciso, Hollande ordina nuovi raid aerei anti-ISIS. Vediamo ancora la diretta di Corriere TV di Battista, Corriere Live, Renzi fa affari con chi finanzia ISIS. Giornata di sangue in Israele, 5 morti tra Tel Aviv e Cisgiordania. Ed ancora il voto, Stati Uniti, la Camera frena sul piano per i rifugiati da Siria e Iraq. Le vittime della strage, quei volti che chiedono giustizia, i 129 nomi, fotoricordo interattiva delle 129 persone uccise dai terroristi che hanno lasciato segni profondi. Ed ancora vediamo legge di stabilità, il voto al Senato, il governo pone la fiducia sul maxi emendamento, avrà inizio venerdì alle ore 9 la seduta dell'aula del Senato che avrà all'oggetto il dibattito sulla fiducia. Confermato lo stop alla TASI per i coniugi separati o per la casa data in comodato ai figli. E vediamo la tragedia arrivata ieri in Italia, uccide le due figlie piccole, italiana arrestata in Gran Bretagna. Samira Lupidi nella foto, abruzzese di 24 anni, è in carcere per aver accoltellato le sue bambine di 3 e 1 anno. Lunedì, prima udienza in tribunale, l'accusa è di omicidio volontario. L'avvocato della donna ha dichiarato è affranta. Il blitz e le devastazioni, andiamo ancora avanti, la battaglia di San Denis, il risveglio in una zona di guerra. Ed ancora vediamo l'attentatore di Parigi, chi era Abaoud, turista terrorista, dall'infanzia trascorsa in Belgio all'affiliazione alla spada dell'Islam, 27 anni, suo nome è collegato ai principali attentati islamici in Occidente. Al Duomo Milano allarme bomba, sguardi impauriti, artificieri al lavoro, giovedì sera massima allerta alla stazione Duomo della linea gialla del metro, a far scattare il falso allarme una valigia sospetta, passeggeri evacuati e fermata chiusa per circa 30 minuti. Allerta anche a Torino, controlli eccezionali al concerto di Madonna, dopo gli attacchi terroristici di Parigi il questore di Torino ha ordinato misure di sicurezza straordinarie per il live della popstar, controlli intensificati, zaini e giubbotti perquisiti. E a Bergamo sul telefono foto con le divise ISIS, due arresti all'aeroporto di Orio, avevano passaporti norvegese e austriaco, risultati falsi e stavano per imbarcarsi per Malta. Sul cellulare di uno dei due l'immagine di un uomo con la divisa del califfato, è mio fratello che è stato ucciso, la sua versione. Ed ora passiamo al sito
della Repubblica, vediamo come apre rispetto al Corriere, la Repubblica di oggi. Caccia a Salah, segnalato a Bruxelles, ucciso Abaoud, come abbiamo visto, i viaggi beffa dalla Siria. Vediamo ancora gli attentati di Parigi, sono una minaccia anche per noi, un italiano su due pronto a nuovo stile di vita. Obama contro Assad, se ne deve andare, il Papa, guerra serve a chi produce armi. Ed ancora in giro per Milano con Kefia e Niqab, bastardi dell'Isis, andatevene via. La giornata di due cronisti in incognito tra Duomo e Scala, insulti e sfottò. Roma e Milano, ore di falsi allarmi nella capitale, sospesa tre volte al metro. Evacuazione anche alla stazione Duomo e Gabrielli, giubileo, tutta Roma, no fly zone. E l'allerta dell'FBI per le due città, rischio attentati come a Parigi, treno Firenze-Pisa, bordo tanica di benzina senza innesco. Abaoud, la cugina e l'amico d'infanzia, la cellula sgominata a St. Denis. Ed ancora vediamo la rabbia anti-IS dei musulmani d'Italia, domani in piazza a Roma e Milano. Due siriani arrestati all'aeroporto di Bergamo avevano passaporti falsi e foto di guerra. La Camera USA dice stop all'accoglienza dei rifugiati siriani e iracheni. Obama metterà veto, molti democratici votano contro di lui, rigide misure per l'ammissione. Così abbiamo ucciso Abaoud, il racconto delle ore di assedio a St. Denis, il blitz, le urla, gli spari e poi il boato, gli spari e il fumo dalla finestra. Di fronte è riportato appunto sulla Repubblica il video del blitz. Attacco al bistrò, Salah spara, raffiche di Kalashnikov, telecamera interna mostra i clienti del locale cercare rifugio dai colpi. Vediamo ancora in basso i 10 attentati al giorno dal 1995 a oggi, i numeri del terrorismo globale in Europa, il 6% del totale mondiale. Ed ora ci fermiamo con i siti per andare a vedere come apre oggi il Messaggero, sempre restando sulle notizie nazionali e dal mondo. Vediamo la prima pagina del Messaggero, eccoci, così abbiamo, che apre con il titolo, così abbiamo ucciso il capo ISIS, il racconto dell'ufficiale che ha guidato il blitz di St. Denis, dove è stato abbattuto appunto Abaoud, Salah ancora in fuga e Valsù, rischio di attacchi chimici, nuovi bombardamenti francesi in Siria. In centro pagina la fotonotizia, psicosi bombe Roma si blinda, falsi allarmi, metro bloccata anche a Milano, l'informativa FBI irrita Renzi, disagi anche a Fiumicino e nelle stazioni, arrestati due siriani con passaporto falso. Entriamo all'interno, vediamo in primo piano quindi stragi, il capo è morto, caccia all'ultimo uomo, Abaoud mente degli attentati, è stato eliminato nel blitz, Salah è introvabile, un amico del fuggitivo, l'ho incontrato martedì, è pentito ma non può arrendersi, avrebbe dichiarato. Vediamo ancora nel taglio basso, discoteca, Spinelli e tante ragazze e la vita di Salah, il terrorista insospettabile, i suoi amici, amava le donne europee, la birra e non andava in moschea, queste le dichiarazioni. Colpito dai nostri cecchini, così abbiamo ucciso Abaoud, il racconto del capo delle teste di cuoio, sparavano e tiravano bombe a mano, la porta della casa blindata, la donna urlava e alla fine si è fatta saltare in aria.
Ed ancora miracolate in pizzeria, siamo salve perché aveva finito i proiettili. Le telecamere hanno ripreso il terrorista che punta i Kalashnikov contro due donne, poi va via senza sparare, non voleva graziarci, hanno dichiarato. Vediamo nel racconto, alcuni clienti sono sopravvissuti grazie al menù che avrebbe respinto i colpi, poi siamo usciti e abbiamo visto i morti. Parigi teme armi chimiche, nuovo raid aerei anti-califfato, il premier francese va lassù, massima allerta per attacchi non convenzionali, polemica sugli errori dell'intelligence, Abaoud segnalato in Siria ma era a Parigi. Ed vediamo ancora. Da Roma a Milano, la psicosi, falsi allarmi, gli USA a rischio anche la sinagoga, giornata di paura, chiuse diverse stazioni della metro per presunti ordigni. L'antiterrorismo individua uno dei sei segnalati dall'FBI. Due siriani con passaporti falsi arrestati all'aeroporto di Orio al Serio, avevano foto ISIS. E l'attacco Israele, ondata di violenza, tre accoltellati a Tel Aviv. Imboscata in Cisgiordania. L'allerta dell'FBI irrita Renzi, notizie da tenere riservate. Si è creato un inutile allarmismo. Sicurezza, stanziati 300 milioni in più, confermati tutti gli impegni pubblici. Non dobbiamo rinunciare a vivere. Roma è la sindrome Parigi, ma resistiamo alla paura. Metropolitana bloccata per falsi allarmi e borse sospette. La città scopre il pericolo, nessuno vuole rinunciare al giubileo, tutti però invocano maggiore sicurezza. E queste le foto, vediamo Musei Vaticani a rischio, l'allarme a Lepanto a causa di un pacco sospetto, la fermata della metro A è evacuata. È riaperta solo dopo un paio di ore. Il Colosseo blindato a Roma, il simbolo della capitale, è controllato a vista anche dall'esercito dopo le minacce dell'ISIS. E ancora militari a Termini, controlli di sicurezza ai massimi livelli per il principale scalo ferroviario di Roma, la stazione appunto Termini. E il concerto Madonna azzera la sindrome Bataclan, eccezionali controlli di sicurezza con metal detector e cani antiesplosivo all'evento torinese della Popstar. In 12.000 affollano il palazzetto. Caterina ammette: ho pensato di rinunciare, poi mi sono fatta coraggio. E questa è una delle testimonianze. Ed ancora stretta sulle frontiere, schedata la religione nel Consiglio di oggi, il via ai controlli sui dati personali dei passeggeri, compresi quelli dell'Unione Europea, anche la fede tra le informazioni. La Camera USA sfida Obama e con un voto bipartisan approva la legge che blocca l'ingresso dei profughi siriani ed iracheni. La raccolta delle notizie sulle persone potrebbe riguardare anche i treni veloci. E l'impatto sui conti, spese per la sicurezza fuori dal patto, Parigi chiede 600 milioni, la UE accelera. Per un italiano su quattro l'Italia deve bombardare. I dati, il 51% contrario all'intervento, l'altra metà divisa fra favorevoli e indecisi. Vediamo che il 62% ritiene tutta l'Europa sotto attacco, tra i partiti male Movimento 5 Stelle giù dell'1,3%. Scuola, la Francia ha fallito, ma da noi è tutto diverso. I terroristi cresciuti nel sistema educativo, d'oltralte le nostre classi meeting, pot, vero, origini, osservatorio, integrazione, lì vietano il velo, in Italia simboli benvenuti. Gli alunni stranieri in Italia, vediamo nella grafica, quindi in testa la Romania, la Tunisia all'ultimo posto.
Ed ancora, tra gli islamici anti-ISIS, noi contro quelle belve, domani a Roma, musulmani in piazza, mobilitiamoci per fermare odio e barbarie. Sbai, vicepresidente della comunità italiane, temo i lupi solitari anche per la capitale. La dura condanna dei massacri di Parigi, l'imam di Centocelle, pronti a collaborare per combattere il male alla radice, appunto, ha dichiarato. E vediamo nelle cronache, invece, cambiamo decisamente argomento, richiesta di rinvio, Rubiterra, IPM Berlusconi va processato, richiesta di rinvio a giudizio per corruzione giudiziaria, avrebbe pagato 10 milioni alle Olgettine per testimoniare il falso sulle cene. Nel mirino della procura una trentina di persone, dalla senatrice Rossi ad Apicella, Forza Italia insorge, barbarie, ma la Lega non interviene. Vediamo ancora la pronuncia, consulta bene la legge Severino anche per sentenze non definitive. Depositata la sentenza sul caso De Magistris, vicenda di, Luc, appunto, il CSM apre la procedura per trasferire Scognamiglio, il marito, a Brigato. Andiamo ancora avanti, vediamo la prima pagina dedicata all'economia, il provvedimento, manovra, ecco la carica delle mance. Nel passaggio notturno in commissione al Senato, la pioggia di micro interventi territoriali, oggi via libera con la fiducia, soldi ai traghetti della Sardegna, ai precari siciliani oltre che al museo dei non vedenti, rimborsi anche per le cure termali e la polemica, i consumatori troppi, 100 euro per il canone RAI nella bolletta. E con la prima pagina dell'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org per vedere appunto quali saranno le previsioni e gli aggiornamenti. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti per questa giornata e poi come sempre per il weekend? Sì, allora la giornata odierna trascorrerà ancora all'insegna di un tempo discreto, caratterizzato comunque da occasionali annuvolamenti e nebbie al primo mattino, soprattutto nelle valli interne, ma la tendenza è verso un peggioramento, tra l'altro annunciato già nei giorni scorsi, peggioramento favorito dall'arrivo di un'intensa perturbazione di origine nord-atlantica, sospinta da masse d'aria molto fredda di origine artica, che a partire da stasera inizieranno ad interessare le regioni settentrionali, favorendo la formazione di un minimo depressionario sulla pianura padana e di conseguenza sulla nostra regione è previsto un rinforzo dei venti occidentali che tra stasera e domattina risulteranno anche piuttosto intensi, quindi si prevede vento forte, vento molto forte, soprattutto sulle zone montuose e sul versante orientale della nostra regione, con delle raffiche che potrebbero raggiungere addirittura superare i 70-80 ma anche i 100 km orari, quindi questa è una situazione da segnalare, quindi vento forte inizialmente e sarà anche la caratteristica principale di questo peggioramento, che vedrà anche un sensibile abbassamento delle temperature, ma non prima di sabato sera, perché a causa dei venti di Garbino, dei venti occidentali o sud-occidentali, tra stanotte e domattina assisteremo a un temporaneo e anche brusco aumento delle temperature sul settore centro-orientale della nostra regione. Poi da domani, nel corso della giornata, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità a partire dalla Marsica e dall'Aquilano, però sul settore orientale invece saranno presenti ancora delle schiarite per via dei forti venti che continueranno a soffiare almeno fino al pomeriggio. Poi dalla serata inizierà ad entrare aria più fredda, decisamente più fredda, Elisa, quindi tra sabato e domenica transiterà la coda di questa perturbazione che potrà dar luogo a dei rovesci anche a carattere temporalesco e favorirà con tutta probabilità anche delle nevicate sui nostri rilievi intorno ai 1300-1400 metri, ma in graduale calo a quote più basse intorno ai 1000-1200 metri entro la serata. Poi i primi giorni della prossima settimana continueranno ad essere caratterizzati dalla presenza di questa perturbazione che produrrà ancora degli annuvolamenti, delle piogge in pianura, delle nevicate sui
rilievi intorno ai 1000-1300 metri, occasionalmente anche a quote lievemente più basse, ma comunque insomma non scenderanno al di sotto dei 700 metri, questo è opportuno segnalarlo, tranne episodicamente. Quindi una situazione questa, una perturbazione di stampo invernale che vedrà, come dicevo prima, anche una sensibile diminuzione delle temperature a partire appunto dalla seconda metà della giornata di sabato, in particolar modo tra sabato e domenica, diminuzione anche di 8-10 gradi rispetto ai valori che si registreranno nelle prossime ore. Elisa. Bene, Giovanni, ci prepariamo quindi per il freddo di dicembre, così, giusto? Sì, ormai diciamo che questo novembre è stato caratterizzato dalla anomala presenza di una struttura di alta pressione che ha favorito temperature ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle zone collinari e montuose, quindi quella è l'anomalia, se così vogliamo. Però ecco, anche a causa appunto di questa perturbazione ci sarà un elevato contrasto di temperature, ovviamente ci sarà la possibilità di qualche temporale localmente anche di una certa consistenza. Comunque, ripeto, sarà un peggioramento veloce e la caratteristica principale di questo nuovo peggioramento sarà il vento forte, lì se lo ribadisco, perché veramente le raffiche potrebbero essere davvero piuttosto intense sulla nostra regione, Lisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro buon lavoro e soprattutto una buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E io ricordo, come sempre, che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte di Mattino 6, continuiamo con la nostra rassegna stampa, ma passiamo alle notizie regionali con il quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vediamo le prime pagine dedicate alle quattro province, iniziamo con la provincia di Pescara, ecco la prima pagina in alto, pugnala a morte le figliolette, giovane madre abruzzese arrestata in Inghilterra, temeva di perderle. In centro pagina in apertura un giorno di ordinarie ruberie, rapinato in villa all'ora di cena, le naiadi assaltate con asce e picconi. In centro pagina crolla la tesi dell'accusa che aveva chiesto 4 anni e 8 mesi, il ginecologo Rosati assolto dal giudice per tutti i reati. L'appello, la grazia per il preside, un atto di giustizia. Nelle cronache invece, Inchieti viene dimesso dall'ospedale, muore di infarto, aperta l'inchiesta. In Pescara, progetto La City, sotto accusa il cambio d'uso, si indaga su un atto. Nello sport, Serie B l'anticipo, il Pescara cerca continuità con l'Avellino. Vediamo in breve il presidente dei pediatri, la fuga dei vaccini è follia, la colpa è di false credenze. Incompiuto a Montesilvano, da Mario, nuovo distretto ASL, i ritardi sono colpa del comune. Passiamo ora alla prima pagina, sempre del centro, dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, vediamo come apre. In alto sempre la notizia della tragedia, pugnala a morte le figliolette, giovane madre abruzzese arrestata appunto in Inghilterra, picchiato e rapinato nella villa San Buceto, terrore nella notte, 3 banditi in casa di un ex dirigente. In centropagina la fotonotizia, San Salvo sequestrati 300 kg di marijuana, arrestati 3 cognati, coltivavano 500.000 di erba. Nelle cronache inchieti, esce dall'ospedale e muore per un infarto, in Lanciano giovane morto, nessun colpevole per lo schianto, per la tragedia sulla 14. In Chieti indagato il papà per il tragico rogo in auto, mamma e figlia vittime. In breve all'Aquila del Turco, oggi la sentenza per lo scandalo della sanità, ospedale Renzetti, reparto di chirurgia al collasso, oltre 300 pazienti in attesa. Passiamo
Alla edizione dedicata invece alla provincia di Teramo, vediamo oggi cosa riporta in apertura, ecco la prima pagina del centro, quindi edizione di Teramo in centropagina, appunto la notizia: uccide le figliolette a coltellate, dramma in Inghilterra dove abita la giovane madre originaria di Martinsicuro. In alto, fondazione Il Capo e Donna, Enrica Salvatore scelta all'unanimità come presidente. Nelle cronache invece, Comuni Uniti per rilevare il CIRSU fallito, nasce una holding. In Giulianova, Mastro Mauro vara la sua giunta bis, PD scontento. In Teramo, in AS chiudono 3 centri per i prelievi che risultavano irregolari. In breve, consigli per gomme e catene, arriva il maltempo, scatta il piano neve sulle strade. Il presidente dei pediatri, la fuga dei vaccini è follia, la colpa delle false credenze. Ed ora l'ultima edizione, l'ultima prima pagina, quindi l'edizione dedicata a L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Soldi, prestiti e favori per l'appalto L'Aquila per l'oratorio salesiano. Gli arrestati si difendono dalle accuse. In centropagina, grandi rischi, Cassazione per il PG, c'è un solo colpevole. Aquilani alla sit-in a Roma, oggi è prevista la sentenza. E nelle cronache, in Avezzano il giudice riapre il ristorante, non disturba. Ed ancora vediamo cani da tartufo, ecco la strage con la stricnina. In L'Aquila, freddo e pioggia in arrivo, ressa ai gommisti. In basso, in breve, sempre il presidente dei pediatri, la fuga dei vaccini è follia, la colpa è di false credenze. L'Aquila, visite e cartelli bizzarri nell'ospedale di Latta. Ed ora lasciamo il centro per vedere invece il quotidiano della provincia di Teramo, La Città, in apertura. Oggi sicuramente la tragedia, ecco la tragedia in Gran Bretagna da una donna di origini abruzzesi, accoltella le figlie, giovane madre di Martinsicuro in carcere. Vediamo all'interno del quotidiano La Città, la pagina dedicata alla regione, grandi rischi, l'accusa a confermare l'appello, sentenza slittata, il procuratore Fogaroni, le rassicurazioni della commissione non fuorviarono i cittadini. Il fatto non sussiste ma uccide, la fotonotizia, uno striscione di dissenso rispetto alle decisioni della Corte d'Appello, appunto messo dai manifestanti. L'Aquila, Sanitopoli, atteso per oggi il pronunciamento d'appello, tangenti nella sanità per oltre 5 milioni. E il doppio infanticidio, Samira Lupidi, nella foto originaria di Martinsicuro, dal 2011 si era trasferita nel Regno Unito per poi andare a Bradford con il compagno e le bimbe. Giovane madre di Martinsicuro uccide le figlie a coltellate, nella foto appunto la 24enne di Martinsicuro, e ancora i paramedici che hanno tentato di salvare le bimbe, la casa di famiglia qui nella foto più piccolina, e poi le due bimbe, Jasmine 1 anno ed Evelyn 3 anni. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda questa brutta notizia, l'interrogatorio, la ragazza è ancora in stato confusionale, ieri è stato rimandato l'interrogatorio di fronte al giudice, l'udienza fissata per lunedì prossimo. In Inghilterra aveva trovato la sua felicità, Samira diceva sempre di voler andare a Londra, nel 2011 ha lasciato Martinsicuro ed è partita. Vediamo nel taglio basso, Bradford sconvolta, la cittadina inglese a 300 km da Londra, i vicini di casa, il nostro un quartiere tranquillo di pensionati, mai accaduta una cosa del genere.
Ed ancora vediamo Avec Paris in strada per le vittime delle guerre, sit-in delle associazioni per dire basta alla spirale di violenza innescata da 25 anni di conflitti in Medio Oriente. Un sit-in appunto per far sentire la vicinanza al popolo francese e parigino si è svolto ieri a Teramo. Vediamo nel taglio basso Imam Bazzami, presto un incontro tra religioni a Pescara, l'Islam teramano, il livello di integrazione è buono, la fede religiosa deve unire i popoli, non dividerli. Andiamo ancora avanti, Enrica Salvatore, presidente della Fondazione, ieri al Palazzo Melatino, la nomina del successore del professor Nuzzo, ci attendono grandi sfide. Enrica Salvatore ha dichiarato rispettare le previsioni che davano la docente come autorevole figura per la successione alla Fondazione Tercas. Zooprofilattico, il sindaco chiede l'accesso agli atti dopo la Di Pasquale, anche il direttore nel mirino appunto del sindacato FSI, intenzionato in tutti i modi a fare chiarezza sulle procedure di nomina all'interno del prestigioso istituto di ricerca di Campo Boario. Andiamo ancora avanti, tramonta all'istante l'idea della ludoteca, la provincia vara il bando per l'affitto dei locali occupati dalla Yacht in via Oberdan. Verso la sentenza, maniaco della villa comunale, il giudice chiede di risentire lo psichiatra. Ed ancora, vediamo l'intervista, i detenuti non possono più attendere, la radicale Rita Bernardini è in corsa per la nomina, la sua candidatura lanciata da Teramo. Garante delle carceri, martedì in Consiglio regionale è atteso il voto decisivo sull'istituzione del garante appunto dei detenuti abruzzese. Vediamo ancora la provincia sgominata, la banda dello spaccio di coca, l'operazione della squadra mobile di Teramo porta all'arresto di 4 persone e alla denuncia di altre 5. I sequestri, le indagini coordinate dal PM Greta Loisi sono durate 6 mesi e hanno portato al sequestro durante le varie operazioni di 1,5 kg di hashish e 150 grammi di cocaina. Ma vediamo su questo articolo il contributo video appunto realizzato ieri. 4 ordinanze di custodia cautelare, 9 le persone coinvolte per traffico di sostanze stupefacenti in un'area vasta della provincia di Teramo, comprendente oltre al capoluogo i comuni di Corropoli, Controguerra, Sant'Omero, Mociano Sant'Angelo, Bellante e Martinsicuro, da parte di soggetti stranieri, italiani e di etnia Rom. Operazione della squadra mobile di Teramo in collaborazione con la Procura, iniziata l'estate scorsa e che aveva già portato a 6 arresti. Complessivamente un'indagine che riguarda 9 persone, di cui 4 sono stati oggi attinti dalla misura custodiale in carcere per un traffico rilevante di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina per quantitativi rilevanti, che riguardava diversi comuni del territorio della provincia teramana, provocando un notevole allarme sociale tra la popolazione. Nazionalità dei personaggi, abbiamo detto albanesi, italiani e marocchini. Naturalmente questo è uno dei tanti filoni di indagini che noi stiamo sviluppando e chiaramente speriamo che porterà ulteriori risultati investigativi rilevanti. Queste indagini sono state svolte con l'ottima collaborazione della squadra mobile della Questura di Teramo e quindi che ci ha supportato attraverso pedinamenti, intercettazioni e quant'altro che hanno consentito di svelare questo vasto spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolgeva non solo diversi comuni ma numerosi consumatori giovani che ne facevano uso. Identificati inoltre i fornitori di nazionalità albanese e marocchina. Abbiamo sequestrato oltre 1,5 kg di hashish e 200 grammi di cocaina, comunque il giro era anche più vasto di quello che abbiamo sequestrato.
Ed ancora dal quotidiano della provincia di Teramo, La Città, cronaca, ladre arrestate grazie alle segnalazioni dei cittadini su Facebook. Due rom intercettate dagli agenti di polizia lungo la statale 150 hanno messo a segno alcuni colpi a Castelnuovo. Penna Sant'Andrea, messa in sicurezza la provinciale Vomano Fino, la strada è utilizzata da centinaia di automobilisti per andare a Teramo. Ed ancora Valfino, Renzo Bacchetta d'Alfonso per lo scippo, il presidente della provincia contrariato dagli annunci sulle strade, chi ha progettato gli interventi regionali, chiede appunto il presidente. Cellino Attanasio, in breve 4 rinvii a giudizio per la rissa di condominio. Ed ancora sanità, blitz dei NAS, chiusi 3 centri prelievi. Sigilli a Bisenti, Cermignano e Notaresco, il consigliere Luciano Monticelli chiede di intervenire al più presto. La ASL è già al lavoro per ripristinare i locali delle strutture, gli interventi dovrebbero cominciare già a partire dalla prossima settimana. L'incontro intanto, il consigliere si è incontrato ieri mattina con il dirigente della ASL, Maurizio Di Giosia. A Tossicia la Guardia Forestale sequestra i richiami dei bracconieri. Ed ancora Nereto assolto per la violenza di San Valentino. Per i giudici il 26enne Gramoz Ngheila non ha mai partecipato allo stupro di gruppo nei confronti della 16enne. La tesi difensiva per l'avvocato Nello Di Sabatino, la testimonianza della vittima era carica di dubbi, incongruenze e imprecisioni. Una condanna per lo stesso reato è stato condannato in via definitiva il marocchino Josef Sardi. Ad Alba Adriatica i vandali devastano anche la spiaggia attrezzata del Fratino. Ed ancora in Val Vibrata, sullo scooter con la pistola, condannato Victor Sciarca dovrà scontare la pena di 3 anni e 8 mesi. E vediamo ancora a Colonnella, fallito il colpo all'iper della banda del Buco. Aprono un foro nella parete per ripulire un comproro, ma vengono messi in fuga dall'intervento dei carabinieri. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere presenti all'esterno del centro commerciale per identificare gli autori. I controlli su disposizione del maggiore Mazzotta, i carabinieri hanno intensificato appunto i controlli in Val Vibrata. Nereto, in breve dimissioni ufficiali per la consigliera Giovannelli, al suo posto entra Salvi. Sant'Egidio, un bus di fedeli accompagnerà l'addio di Don Tommaso. Domenica il parroco si trasferisce nella parrocchia di San Benedetto Martire. Ed ancora Giulianova, ecco la nuova giunta, entrano Grimi e Giovanardi, due assessori esterni al posto di Guido Baldi e di Giacinto, confermati la Cameli, la Verdecchia e Ruffini. Incertezza sul lavoro, D'Alfonso accolto dagli striscioni dei dipendenti della piccola opera. Il caso sempre a Giulianova, il futuro della caserma si decide oggi in consiglio. Il sindaco spera in un accordo bipartisan, ma sono già pronte due mozioni dell'opposizione. Ed ancora a Roseto, nessun pericolo per i bambini rosetani, le classi della Schiazza possono riaprire. Il tavolo tecnico del comune esclude ogni rischio per la salute degli alunni. Per i 5 Stelle la questione non è ancora chiusa, Sara Marcozzi scrive una lettera alla Regione. E a Pineto, altro che Conti, in rosso al Parco Marino ho lasciato un tesoretto. Questa è la dichiarazione di Benigno Dorazio, ex presidente appunto dell'MP. I NAS a Teramo sequestrano 50 kg di salumi scaduti, controlli in un supermercato, mentre i clienti erano in fila, multato il proprietario. E la prima pagina dedicata alla cultura, quello strano vizio del cin cin al veleno, arsenico e vecchi merletti, stasera ad Atri prende il via la stagione di prosa. Lasciamo il quotidiano della provincia di Teramo, La Città, torniamo al Messaggero per vedere la prima pagina dedicata appunto alla regione Abruzzo. Vediamo come apre oggi la prima pagina dedicata appunto alla regione Abruzzo dal Messaggero.
eccoci in prima pagina, in alto, ucciso le mie figlie, tragedia a Bradford, è una giovane donna di Martinsicuro, si è costituita alla polizia, grandi rischi in centro pagina, ultimo atto, attesa per oggi la decisione della Cassazione, il PG ha chiesto la conferma delle assoluzioni, fuori in strada davanti alla sede della Corte i familiari delle vittime chiedevano giustizia. L'Aquila del Turco e gli altri protagonisti in appello, Sanitopoli, è il giorno della sentenza. Vediamo all'interno, madre di Martinsicuro si costituisce, ucciso le mie figlie, tragedia a Bradford in Inghilterra, la giovane donna avrebbe vibrato varie coltellate, probabilmente in preda a un raptus di follia. Suo padre vive tra la cittadina del Teramano e San Benedetto, lui era in Abruzzo fino a 3 anni fa. Vediamo ancora in basso il processo, Sanitopoli in appello, è il giorno della sentenza, cresce l'attesa per le decisioni dei giudici su Del Turco e gli altri protagonisti. E ancora, gli scienziati vanno assolti, il PG della Cassazione chiede la conferma della sentenza d'appello. Riguarda sempre appunto grandi rischi, il flash mob con le t-shirt su cui sono disegnate delle lapidi, rassicurato, avevo 16 anni, una appunto delle magliette, questo il sit-in a Roma appunto. E con lo striscione esposto davanti alla Cassazione. La protesta a Roma, quello striscione dei Red Blue Eagles, è ancora per Bernardo De Bernardinis, la pubblica accusa sollecita la condanna, oggi diciamo è prevista appunto la sentenza. E l'inchiesta, interrogatorio Riga, ho chiarito tutto, nessuna tangente, si sono difesi così quindi nell'interrogatorio di garanzia svoltosi ieri l'ex vice sindaco Roberto Riga e Massimo Mancini, vicepresidente dell'Aquila Calcio, in merito alle presunte tangenti nei lavori di ricostruzione dell'oratorio Don Bosco. Vediamo su questo articolo il contributo video di Daniela Rosone. Nessuna cessione di soldi cash all'ex vice sindaco del comune dell'Aquila Roberto Riga, è tutto regolare in merito all'affitto dell'appartamento all'imprenditore Massimo Mancini, vicepresidente dell'Aquila Calcio. Così i legali di Massimo Mancini, Luca Marafioti, dopo l'interrogatorio di garanzia di oggi. Anche l'avvocato difensore di Roberto Riga, Luciano Bontempo, ha negato le accuse rivolte al suo assistito, giustificando il movimento di denaro come un prestito fatto da una persona amica in un momento di difficoltà economica. Assolutamente, ha detto, nessuna tangente. Interrogatori lampo questa mattina per i due indagati che sostanzialmente hanno respinto al mittente tutte le accuse. I due, lo ricordiamo, sono finiti a domiciliari nell'inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo su presunte mazzette nella ricostruzione post-sisma. La nuova indagine coinvolge anche altre 4 persone, tra cui l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, all'epoca dei fatti titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, indagato a piede libero per abuso d'ufficio, in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, Vittorio Fabrizi. Le indagini ruotano intorno all'aggiudicazione del complesso dell'Opera Salesiana, un affare da 28,5 milioni di euro per il quale Riga si sarebbe speso per favorire la ditta Mancini, secondo le accuse. Vediamo nel taglio basso, nella pagina dedicata all'Aquila, il caso Metropolitana. Iannini chiede 10 milioni di danni. Andiamo avanti, vediamo Avezzano, altro autista minacciato e allarme. I sindacati hanno chiesto l'intervento del prefetto e a giorni sarà convocata una riunione per trovare una soluzione. Cesidio Danese, il dipendente ARPA che era stato aggredito e ferito da un magrebino, ieri è tornato a trovare i colleghi. Sul Mona, violenze all'ex moglie pure in ospedale, a giudizio, ed ancora sul Mona, abuso edilizio nel parco d'Abruzzo, in 7 a processo. Prima pagina dedicata a Pescara, D'Alfonso manda in soffitta la filovia dopo il fallimento della società che produceva appunto il filò, va rivisto il progetto, bloccati i bandi dei 2 lotti successivi, niente più pali e fili sul percorso, gli utenti strada parco evitati, un servizio inutile e una elettrificazione desueta.
La proposta, le voci dei comitati, meglio puntare sui bus elettrici con maxi autonomia. Antonella De Cecco suggerisce l'esempio di Londra, ecocompatibile, ma c'è chi rilancia il treno minuetto. Vediamo nel taglio basso il progetto bocciato, Città della Musica al posto del ponte. Di Pietrantonio difende la passerella in piazza Primo Maggio, ma avanza un'idea alternativa. Ed ancora vediamo il futuro in classe, scuola innovazione, il liceo artistico sceglie la merenda bio. Il Misticoni Belisario mette al bando gli alimenti industriali e con Coldiretti si affida a un'azienda agrituristica di Cepagatti. Il raid, muri sfondati, rubate cassaforte, attrezzature, le naiadi devastate dalla banda del buco. Il corso dell'inventario di danni e refurtiva neutralizzate le telecamere di sicurezza, indaga la polizia. E questo appunto nella foto, il complesso edilizio devastato dai ladri e il buco sulla parete interna. Lotta al crimine, coppia di ladri acciuffata ai colli. I carabinieri hanno anche individuato i tre responsabili di un furto in una abitazione. Assoluzione piena per il dottor Rosati, la sentenza svoltasi ieri. Il GUP Maria Michela Di Fine accoglie la tesi del ginecologo. Ho riorganizzato un reparto che era diventato senza regole, non ha retto l'impianto accusatorio del PM Varone, assolta anche l'assistente Antonietta Giglio dal peculato. Colpo a monte, carabiniere sventa il furto in casa, ladro in manette, l'intervento del militare fuori servizio, il complice è fuggito. Nel taglio basso l'incompiuta, distretto sanitario, edificio pronto, la palla passa alla ASL. Ed ancora prima pagina dedicata a Chieti, vediamo rapina in villa San Giovanni, anziano picchiato dai banditi. L'ex manager Bruno Gandelli era a cena con la moglie al momento dell'irruzione. Lui è svenuto per i colpi alla testa ed è stato soccorso da uno dei banditi. Serata di terrore per una coppia, quindi i ladri rinunciano ad aprire la cassaforte e si accontentano di gioielli e poco denaro. La tragedia, domani funerali delle donne arse vive, l'autopsia rivela fratture compatibili con il forte urto, i conducenti delle auto non ricordano nulla. Vediamo in basso, in breve, tesori chietini, il Sacro Monte dei Morti apre le porte agli studenti, visita speciale degli studenti all'oratorio della confraternita nella giornata FAI per le scuole. La denuncia, dimesso dall'ospedale, torna a casa e muore. Vediamo ancora strade di sangue a Vasto, 5 feriti in un doppio incidente, confraternita della Sacra Spina col fiato sospeso per Mastro Gino, portato in eliambulanza a Pescara. A Casalbordino, golf contro Chenic sul rettilineo di Via dei Tigli, 4 in ospedale, 1 in codice rosso. Lutto cittadino a Villa Santa Maria, schianto sulla 14, oggi funerali del ragazzo, ricordiamo, Gianmaria Sabatini di 26 anni, morto appunto sul colpo in un incidente stradale avvenuto mercoledì scorso sull'autostrada A14. In breve, Lanciano, sigilli al Sansificio, pupillo su Ombrina. Ed ancora il soccorso, Ortona, sviene a scuola, paura per un bimbo, San Salvo coltivavano cannabis, 3 arresti, piantagione scoperta dalla polizia, a Bosco Mottice scattato il sequestro. Colletta alimentare, dipendenti Conad in aiuto a Manuela e la polemica, mensa ospedaliera, Vasto esclusa. Prima pagina dedicata a Teramo, Salvatore, Fondazione Tercas Nuove Energie e Competenze, voto unanime per l'elezione della Presidente. Social network, arrestate 2 ladre Rom grazie al gruppo Facebook, molto utili alla polizia le segnalazioni
effettuate dai cittadini appunto su internet. L'operazione ha stroncato un traffico di droga, 4 persone in manette, tasse, bruchi, tari in calo, per i rifiuti si pagherà ancora meno. Vediamo sulla costa, Giulianova, Mastro Mauro, ecco la nuova giunta, le conferme, Cameli, vice sindaco, Ruffini e Verdecchia, le novità, i due assessori esterni, Grimi e Giovanardi. Il primo cittadino annuncia anche che saranno ridotti i dirigenti da 4 a 2, ma non chiedetemi nomi. Ha chiesto appunto il primo cittadino. Nereto, albanese assolto dall'accusa di violenza su una ragazza. Martinsicuro, medico, dovrà risarcire l'ASL per 46.000 euro. Corte dei conti, operazioni di chirurgia estetica non consentite nell'ospedale di Sant'Omero. D'Alfonso, porto e fiumi, ora si cambia. Fondi per FERS per il bacino giuliese, riprendono i lavori sul Tordino. Ad Alba Adriatica, rotonda Nilo, restyling per la storica vasca, ed ancora a Roseto, scuola Schiazza, riaprono le due aule. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, Abruzzo Sport, Pescara, operazione vittoria. All'Adriatico, ore 20:30 nell'anticipo, arriva l'Avellino, Oddo, avversario con un grande potenziale offensivo. Il campionato è lungo e non sempre si può giocare bene, conta anche sapere soffrire quando arrivano le difficoltà. Queste le dichiarazioni rilasciate appunto ai colleghi della carta stampata, ma noi vediamo l'intervista al tecnico Oddo realizzata appunto nel servizio. Noi siamo una squadra votata all'attacco, che cerca sempre di fare il suo gioco, di proporre le sue idee di gioco, e siamo bravissimi a fare questo. Ci siamo resi conto durante questo cammino fino a questo punto che ci sono tante squadre che anche per bravura non ti consentono di fare il tuo gioco, e allora a volte non devi andare per inerzia e consentire agli altri di farti fare quello che non vogliono farti fare, ma devi anche saperti adattare a fare un certo tipo di gioco per poi portarti a fare quello che vuoi tu. E quindi per forza di cose deve essere una squadra più matura sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto dei passi avanti a Como, nel senso che non abbiamo fatto sicuramente una grandissima prestazione sul piano del gioco, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione sul piano della compattezza, dell'unione di gruppo, raggiungendo un risultato secondo me importantissimo. Se noi consideriamo che siamo quinti, ma a un punto, a due punti, a tre punti abbiamo tante squadre dietro, vuol dire che tutte si possono inserire. Io credo che ci sono squadre che abbiano ottimi organici anche per poter ambire a lottare per posizioni più avanzate. Una di queste è sicuramente l'Avellino. L'Avellino ha, secondo me, una grande squadra. Tanti giocatori bravi. Se noi andiamo a vedere domani, l'Avellino credo che abbia uno dei potenziali più forti davanti. Credo che saranno abbastanza compatti e sfrutteranno un po' le loro caratteristiche, sono la velocità, l'attacco alla profondità, queste sono le loro doti migliori. Tante volte si vedono, dalle partite che rivedi si prendono degli spunti in positivo e in negativo, quindi ci si può aspettare di tutto. Ma come dico sempre io, dobbiamo essere noi bravi a capire le letture della partita, ma soprattutto a cercare di fare quello che sappiamo fare noi. Ed ancora con la Serie B, Maio, Virtus a gennaio si cambia, sul mercato interverremo, ma ora servono punti, abbiamo la massima fiducia in D'Aversa. Questo a quanto ha dichiarato il presidente appunto della Virtus Lanciano, Guglielmo Maio. Ma ascoltiamo invece nel servizio il tecnico D'Aversa. Mister D'Aversa, la certezza rimane il progresso nel gioco? Sì, sicuramente, però non basta, quindi ci auguriamo che oltre alla prestazione iniziamo a portare a casa qualche punto che è importante per la classifica. Domani la partenza, che vigilia è?
Sì, domattina faremo un allenamento a San Buceto, dopodiché partiremo per direzione Chiavari, dove ci auguriamo di ritornare con un sorriso, il che significa avendo fatto risultato. Virtus tosta quella ligure. Sì, stanno facendo benissimo, sono 8 partite che comunque fanno 8 risultati consecutivi, è chiaro che tutte le partite sono difficili, andiamo in un ambiente, sappiamo, sia la situazione ambientale che del campo, però abbiamo dimostrato di far bene anche su altri campi, l'unica cosa da migliorare è concretizzare un po' quello che facciamo. Ecco. L'atteggiamento tattico sarà quello visto nell'ultima partita? Vediamo, è chiaro che bisogna ancora analizzare un po' la situazione della squadra avversaria, però bene o male credo che stravolgimenti non ce ne sono, perché comunque stiamo facendo bene ed è anche giusto dare un seguito a quello che stiamo facendo. Peccato per Ferrari Amenta, out, Paghera rientra. Sì, sono 2 giocatori importanti che in questo momento non possono venire con noi, è chiaro che però sicuramente chi andrà in campo al loro posto non sfigurerà e vorrà dimostrare appunto che sono importanti uguali, ma in un campionato penso che l'importanza di una rosa è appunto questo, nel momento in cui ci sono delle assenze, non far pesare queste assenze. Che Lanciano ha chiesto ai suoi? Ma è quello che di continuare a migliorare, perché sotto quell'aspetto non dobbiamo mai fermarci, ma soprattutto di iniziare un po' a concretizzare, ecco, perché è vero sì che bisogna vedere la partita anche con il Cortone, un aspetto positivo, cioè nel senso che si è recuperata una partita, però è anche vero che lì dove magari sul campo meriti qualcosa in più è ora di portarla a casa. Ed ora la Lega Pro, Vivarini, non voglio più vedere il Teramo del derby. Ricordiamo domani il Teramo sarà di scena a Rimini, ma ascoltiamo anche il tecnico Vincenzo Vivarini in questo servizio. Con le qualità e le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo, per forza di cosa dobbiamo lavorare a 3 davanti, quindi il presidente non è che vuole il 4-3-3, il presidente vuole come me una squadra che vince, questa è la cosa che è importante, vuole un atteggiamento giusto dalla squadra, vuole il bello, vuole far spettacolo, che è la cosa che vogliamo tutti, insomma. Torazio penso giocherà sicuro, giocherà. Ieri l'ho provato, è andato anche molto bene, è un ragazzo che ha tante potenzialità, spero che riesca ad imporsi nella squadra e possa dare continuità anche alla partita che farà a Rimini. L'importante è trovare quella cattiveria giusta, quella determinazione giusta che e poi soprattutto gli atteggiamenti di squadra che a me interessano, che andiamo a migliorare, perché bisogna far bene, punto. Io sono uno che a me non piace cambiare, e quest'anno purtroppo sto cambiando troppo, perché vedi infortunati, vedi squalifiche, sono cose che poi vanno a condizionare una prestazione generale della squadra, però mi piacerebbe che chi va in campo dia il meglio di sé e chi lo toglie poi, questo è il discorso della gerarchia, insomma. Ma io voglio pure io 6 punti nelle prossime 2 partite, penso che tutti quanti vogliamo questo, ma il presidente ha fatto un intervento in settimana secondo me giusto, perché bisogna richiamare alle attenzioni tutti quanti, l'allenatore, gli addetti ai lavori, i direttori, i giocatori, bisogna cercare di essere tutti uniti e compatti per cercare di ottenere il risultato. Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.